Siamo collegati con l'avvocato Gianfranco Passalacqua, ehm, titolare dell'omonimo studio legale che ha sede in Roma, eh, avvocato Passalacqua che ha origini orlandine, nebroidee per dire, perché insomma è anche eh, Picarrese, no? giusto avvocato. Eh, inferno, inferno. Da quanti anni si trova a Roma lei? Da quest'anno sono 30. Eh, 30 anni. Eh, un bel anniversario, un bel traguardo, diciamo. Eh, eh, l'avvocato Passalacqua lo abbiamo interpellato perché l'autore eh, insieme ehm, all'avvocato Luigi Pirrotti, anche lui eh, Orlandino, eh, di una eh, diffida, adesso ci spiegherà meglio eh, l'avvocato, di una diffida inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al presidente della regione siciliana. Nello Musumeci eh, con cui appunto si diffida eh, il governatore siciliano, anche se lei poi mi dirà che non si può dire governatore, comunque si diffida il presidente della regione eh, siciliana eh, riguardo l'ultima ordinanza firmata, quella datata dell'1 maggio, che è pone delle limitazioni e vieta gli spostamenti per raggiungere, per raggiungere la Sicilia. E, il presidente Musumeci limita questi spostamenti soltanto eh, ai, alle forze dell'ordine, ai sanitari, ai pendolari. A chi ha comprovate esigenze di lavoro o gravi motivi di eh, salute. E, e questo un po' ha mh, indotto uh, alcuni clienti, credo adesso ce lo dirà l'avvocato Passalacco, alcuni suoi clienti, insieme all'avvocato Pirrotti, a firmare questa diffida. Ce la vuole eh, spiegare, ci vuole dire perché e qual è il contenuto di questa diffida? Perché eh, vi siete opposti? Avete diffidato il presidente della regione? Ma guardi, la questione è abbastanza semplice. Eh, volendo evitare diciamo, i tecnicismi che spesso noi legali tendiamo a, eh, diciamo così, a, ad utilizzare. Eh, con l'ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio, ormai fatidici di PCM, è sì. stato disposto per tutti i cittadini italiani la possibilità di rientrare presso la propria, la propria residenza, il proprio domicilio, la propria abitazione, quindi anche laddove, anzi... Soprattutto nel caso in cui si eh, lavori o si studi in uh, altra regione, è, stato eh, è stata consentita la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio. Questo ovviamente vale su tutto il territorio nazionale. Tranne che, appunto, in Sicilia, dove eh, con ordinanza emessa il 30 aprile, il presidente della regione, le Musumeci, ha ritenuto. Eh, di derogare a questo che è un, eh, un titolo che è stato acquisito da tutti i cittadini italiani, quindi anche i siciliani, prevedendo contraddittoriamente da un lato un eh, adeguamento a queste disposizioni nazionali con un particolare aggravio eh, nel senso che chi eh, rientra deve sottoporsi ad un periodo di quarantena e questo può anche essere ritenuto ammissibile per quanto ci si trovi in presenza di una restrizione ulteriore. Ma nella stessa ordinanza si prevede che sia precluso l'accesso alla Sicilia che come ben noto è un'isola eh, attraverso eh, i servizi di traghetti o comunque gli approdi marittimi, quindi tutti coloro i quali intendessero rientrare eh, con col treno, con automobile o eh, o, o a piedi sostanzialmente utilizzando il servizio dei traghetti si vedrebbero, eh, si vedrebbero bloccato l'accesso sulla base di questa disposizione che è contenuta nella stessa ordinanza, che pure in un altro specifico articolo, si adegua alle previsioni nazionali. Quindi noi ci troviamo in presenza al netto diciamo delle valutazioni complessive sulla legittimità di tutta questa eh, disciplina che è stata introdotta negli ultimi due mesi, ma ripeto, al netto di questi profili particolarmente complessi, noi abbiamo un'ordinanza, un provvedimento, il quale si contraddice in modo stridente. Si contraddice intanto rispetto alla previsione nazionale, che notoriamente è una fonte eh, prioritaria, in questo caso non parliamo di fonti, comunque è una disposizione prioritaria che riguarda tutti i cittadini italiani della Repubblica, compresi i cittadini siciliani. Ma è ancora più... Eh, diciamo originale il fatto che si contraddice eh, con se stessa perché, da una parte, riconosce il diritto dei siciliani che vivono a Verona, a Firenze o a Roma a rientrare o per residenti o domiciliati o con abitazione in Sicilia, e dall'altro lato li inibisce all'accesso all'isola, visto che mh, preclude la possibilità di utilizzare, eh, ovviamente, l'ordinario mezzo di accesso all'isola, vale a dire. Eh, vale a dire navi traghetto e così via, quindi da questo punto di vista noi ci siamo trovati in presenza di una situazione eh, che dal punto di vista del diritto amministrativo può essere qualificata come assolutamente illegittima in quanto contraddittoria, la sollecitazione rispondendo alla tua domanda è pervenuta da decine e decine soprattutto di giovani, di studenti i quali responsabilmente quando è in, è in sorta L'emergenza sostanzialmente, quindi ormai quasi un paio di mesi fa, ritennero di non, uh, di, di non uh, uh, venire in Sicilia, cosa che peraltro avrebbero potuto tranquillamente fare, ma per senso di responsabilità non lo fecero. A distanza di due mesi, un provvedimento dell'autorità nazionale competente li autorizza, ovviamente gli riconosce il pieno diritto a rientrare e un provvedimento della loro regione, cosa che. Si fa abbastanza eh, inorridire dal punto di vista non solo giuridico ma anche dal punto di vista etico-civile. Un provvedimento della regione, invece, di fatto, nei fatti, glielo, glielo preclude. Quindi da questo è nato poi l'atto la, la, che abbiamo predisposto col collega Pirro. Io cerco di fare, mi scusi, la, il termine l'avvocato del diavolo, nel senso che eh, mettendomi nei panni di, del presidente Musumeci, eh, eh, la considerazione secondo me, a mio avviso, è, è stata quella che negli ultimi due mesi, o comunque nel mese di marzo complessivamente, una parte, nel mese di aprile, sono giunti in Sicilia 40.000 eh, 40 persone provenienti da, da, fuori, da fuori regione. Eh, con una grande preoccupazione da un punto di vista uh, sanitario, insomma, per tutto quello che, eh, che sappiamo. Secondo lei, questa semplice considerazione da parte mia non può essere sufficiente a, a, a validare l'ordinanza di Musumeci? No, per una serie di motivi. Intanto esiste, almeno se siamo ancora in uno stato di diritto, una, esiste una gerarchia di poteri. Che riconosce allo Stato centrale ovviamente il potere di intervenire su uh, questioni che hanno a che fare con le libertà fondamentali dei cittadini. Ove lo Stato centrale e segnatamente il governo con il DPCM, cui si faceva prima riferimento, ha ritenuto che i cittadini italiani potessero tornare presso i loro, loro domicili, le loro abitazioni, le loro residenze, evidentemente è stato fatta è stata fatta una verifica anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Anzi, devo dire che da questo punto di vista il governo nazionale mi sembra ancora più eh, come dire, attento a profili precauzionali di quanto non sia il governo regionale, solo se si, solo basta considerare che l'ordinanza emessa dal, dal presidente Musumeci, peraltro dal mio punto di vista comprensibilmente, prevede un grande allentamento delle misure quindi sarebbe in contraddizione questa eccessiva precauzione, ma aggiungo un dato invece che è eh, oggettivo. I famosi 40.000, non so, me lo sta dicendo lei, i 40.000 eh, che tornarono in Sicilia hanno prodotto dal punto di vista dell'impatto epidemiologico, da quello che mi risulta, un numero di positivi pari a circa 200, vale a dire un numero di positivi che è inferiore rispetto a quello è dato da una, diciamo così, dalla statistica delle positività dei soggetti, dei cittadini che invece regolarmente risiedevano in Sicilia. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra una eh, precauzione non, eh, eh, non adeguata e non coerente. Ma aggiungo l'ordinanza del presidente Musumeci prevede all'articolo 11 espressamente che chi rientra da mh, altre regioni sulla base delle. Previsioni del, del DPCM di cui parlavamo prima deve porsi in stato di quarantena. Adesso non ricordo bene il periodo: se 14 giorni. 14 no, giorni esattamente. Per cui la precauzione, io ritengo che sia una precauzione eccessiva alla luce delle considerazioni che sinteticamente prima svolgevo. Ma in ogni caso, la precauzione è rafforzata, visto che è unico caso in tutta Italia è prevista questa quarantena. Tra l'altro, col nostro atto, noi questo aspetto lo abbiamo sollevato, ma non lo abbiamo espressamente contestato. Anzi, abbiamo detto: se da una parte tu restringi il diritto di rientro prevedendo la quarantena, a noi va bene pure, ma devi consentirmi di arrivare ovviamente presso la mia residenza, presso il mio domicilio, presso l'abitazione. Quindi, da questo punto di vista, non regge il ragionamento, non suo, ovviamente. Il ragionamento che lei, come avvocato del diavolo, ha sottoposto non regge, come spesso succede, quando il diavolo tenta di, in qualche modo, uh, come dire, modulare la realtà a suo piacimento. No, non funziona così: nel senso che noi ci troviamo in presenza di una aberrazione, non solo giuridica, ma anche di un'aberrazione della logica. Tra l'altro, eh, anche lo stesso ministro delle infrastrutture e dei trasporti, insieme al presidente della regione Musumeici, hanno da un lato confermato oh, la limitazione de delle, eh, dei mezzi di trasporto, cioè ci sono solo 5 traghetti al giorno. Che fanno la spola tra Villa San Giovanni e Messina e soltanto due treni eh, che vanno verso Roma eh, al giorno, almeno questo fino a metà, a metà maggio. Quindi, secondo la vostra considerazione, dovrebbero un po' riaprire come dire, eh, la circolazione anche dei mezzi, giusto? Sì, sì, ma non è secondo la mia considerazione, è quello che discende dal rispetto okay. del DPC del, del, del provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È evidente che questo lo dico anche alla luce delle conversazioni che ho avuto col gabinetto del presidente Musumeci il, 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 um, il confronto che deve essere più che rapido tra Regione Siciliana e il Ministero dei Trasporti deve armonizzare il provvedimento per renderlo coerente quanto più, no, quanto più, per renderlo coerente con le previsioni del DPCM stesso, ferme restando quelle limitazioni che la Regione Sicilia, con riserva poi eventualmente di contestarle in altra sede, ha ritenuto di adottare per, una, per un surplus di precauzione. Adesso cosa vi aspettate voi dalla Regione Siciliana dopo questa vostra diffida? L'iter della diffida, adesso qual è brevemente? Guardi, la diffida è un atto amministrativo che ha una funzione sostanzialmente di tipo sollecitatorio. Si può dire che è una, come dire, in qualche modo, una... Segno di eh, volontà collaborativa quindi, okay. eh, e di eh, anche eh, solle sollecitazione alle autorità regionali, ma ricordo la diffida è rivolta anche al governo perché intervenga nei confronti della regione siciliana. Quindi svolge una funzione di tipo collaborativo, nei di, di collaborativo e leale nei confronti dell'istituzione dell regionale e, della, e del governo nazionale, dove, ovviamente non ci, ci fosse riscontro adeguato e coerente a questa diffida, si procederà con l'impugnazione del provvedimento davanti al competente giudice amministrativo, con conseguente richiesta anche di danni e eh, segnalazione con esposto alla Procura della Corte dei Conti e ove nel ricorresto dei presupposti alla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio. Però mi sembra che lei sia abbastanza ottimista riguardo un esito. Io, sì, io, cre io credo che sia una svista dettata da un eccesso di zelo precauzionale, mettiamola okay. così, facendo l'avvocato oh. del diavolo. <ride> <ride> ho un'ultima un domanda per, eh, per lei: eh... non sono residente in Sicilia, per cui per qua... <ride> sono iscritto all'ordine Forense di Patti, ma. Sono residente a Roma, per cui la mia è una posizione non in conflitto di interessi, diciamo così. Ecco. Viene anche spesso però, tra l'altro, Fino mm. a quando non mi verrà impedito. Ad <ride> oggi sì, ad oggi mi viene precluso, ma comunque confido che a breve ci si possa ritrovare amabilmente. Lei ha spesso avuto una posizione, per usare un eufemismo, critica nei confronti del uh, governo uh, riguardo gli, uh, i provvedimenti che, come ha detto lei, da due mesi a questa parte sono stati presi per fronteggiare questa emergenza uh, sanitaria, questa emergenza epidemiologica. E, mh, ha parlato lei molto spesso, anche abbiamo ospitato un, un suo articolo qualche settimana fa riguardo la limitazione delle libertà personali che sono tra l'altro sancite, non tra l'altro, sono soprattutto sancite nella nostra, uh, nella nostra Costituzione. E, è sempre fermo su queste eh, posizioni, visto che eh, anche ora e eh, soprattutto adesso si sta cominciando un po' a cercare di arrivare o, o tornare a quella famosa normalità che tutti agogniamo? Ma guardi, no, no, sono, in sono in movimento a difesa di eh, quelle ragioni, peraltro... Uh, io sostengo queste posizioni, come ben sa, da, dall'inizio diciamo, di questa gestione eh, dell'emergenza. Dell Nel corso di questi mesi eh, ho avuto il, il, il piacere, ma sostanzialmente anche l'orgoglio, di eh, verificare la consonanza delle mie posizioni con quelle di maestri eh, assoluti della scienza giuridica, ma anche della libertà di questo Paese e della Costituzione. Da Sabino Cassese a Gaetano Silvestri eh, al, a, a, al, al presidente Mirabelli fino ad arrivare all'attuale presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Tutti, tutti i presidenti emeriti della Corte Costituzionale, aggiungo pure Giovanni Maria Flick, e l'attuale presidente della Corte Costituzionale, non, non, non cito poi la miriade di giuristi, hanno eh, senza per nulla sottovalutare i profili connessi all'esigenza di tutela sanitarie e di tutela della salute, che sono due aspetti peraltro diversi, hanno tutti ritenuto che le modalità con le quali il governo ha operato sono modalità totalmente fuori dalla cornice fissata dalla Costituzione. Non dimentichiamo che, ripeto, questa è la prima volta nella storia repubblicana, quindi è dal 1948, che si sono limitate in modo indiscriminato e senza motivazioni specifiche. Libertà che erano considerate e che devono essere considerate come incomprimibili, la, la, dalla libertà di uscire di casa e di incontrare chi si vuole, eh, alla libertà appunto di eh, decidere chi incontrare. Noi siamo arrivati alla follia di un, recentissima di una definizione di congiunto che è fuori da qualsiasi logica di buonsenso perché da qualsiasi norma di diritto per cui si ritiene, io che vivo a Roma da 30 anni e con la famiglia che è ovviamente giù in Sicilia eh, in parte in, in Lombardia eh, ho un solo cugino di secondo grado per fortuna qua a Roma col quale ho ottimi rapporti per, 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 per mia, ma al di fuori di questo, di questo mio cugino sostanzialmente a me sarebbe secondo queste indicazioni preclusa Ogni, possibile, eh, poss ogni possibilità di relazione sociale con soggetti che costituiscono la mia comunità affettiva. Poi io, per ragioni professionali, svolgo un'attività che mi consente, che mi ha sempre consentito di andare in studio, di svolgere la mia, quindi chiaramente non, sono in una condizione sicuramente privilegiata. E a ciò aggiungo la circostanza che questa interpretazione che è stata data. Di questa definizione di congiunto, per cui un giorno riderei, perché ormai la, la satira è direttamente è insita nelle modalità attraverso cui il governo provvede, diciamo, assume i provvedimenti, le, le FAC, questo sia chiaro a chi ci ascolta, non, non sono disposizioni di legge, non esatto. sono disposizioni normative, e laddove sono prive di sanzione, e sostanzialmente sono equiparabili a dei buoni consigli. Diciamo così che Conte è il nuovo Mirabella, Mirabella inteso come. Il, il, diciamo così, il conduttore di programmi di diffusione e divulgazione medica. Per cui sostanzialmente il consiglio di, eh, peraltro, sarebbe stato molto più normale dire frequenta chi conosci bene e non frequentare magari il cugino di quarto grado che non hai mai visto e non sai magari se ha certe problematiche di tipo sanitario. Invece, no, esattamente no. Era più, era più sensato. Consigliare il modo attraverso cui uscire e non le persone che tu potevi incontrare, ma si dicono delle cose talmente ovvie e banali e il fatto di doverle dire un po' preoccupa, però si confida che in qualche modo come dire il buon senso alla fine, mi sembra ora che progressivamente eh, riemergerà. Poi discuteremo poi quando finirà questa stagione di, di responsabilità e di cosa si poteva fare e non si è fatto. Io la ringrazio, Avvocato. Passa l'acqua. Ci rivediamo in Sicilia allora. Bene, saluti a tutta la Sicilia. Grazie. <ride>